Allora, benvenuti a questa giornata dedicata all'astronomia. Abbiamo qui con noi anche quest'anno, per questa nuova edizione di queste mostre dedicate all'astronomia, l'amico Rino Bandiera, astronomo all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze. Nonché ex social gas, e a cui cedo volentierissimo la parola. E mi metto fra il pubblico ad ascoltare quanto ci vorrei raccontare. Va bene. Prego. Vi ringrazio per questo invito. E dunque, oggi appunto mi stavo chiedendo che cosa raccontarvi, no? E mi sono orientato, diciamo, pensando che ultimamente si è fatta molto pubblicità su quello che sono gli acceleratori di particelle costruiti dall'uomo. Ma visto che io lavoro in alcuni argomenti legati a accelerazione di particelle nello spazio, ma perché non provare a collegare, diciamo, le due cose, cercando di vedere anche fare un po' dei raffronti. Dunque, ci sarà un po' di foto, di belle immagini per far contenti voi, però permettetemi, diciamo, cercherò di, per far contento me stesso, di provare a dare anche qualche concetto che ritengo anche importante, poi, diciamo, sperando che almeno si possa annusare un po' quello che è, diciamo, sta un po' dietro la fisica. Parliamo prima di tutto degli acceleratori di particelle costruiti dall'uomo, di qui ne parlerò, però è un argomento, ripeto, di cui io non sono esperto su questa parte. Acceleratori di particelle costruiti dall'uomo permettono di produrre dei fasci anche molto intensi di particelle subatomiche di vario tipo, essenzialmente elettroni, protoni, ora parlerò soltanto di elettroni e protoni, anche se ci sono molte altre particelle secondarie, però quelli che vengono accelerati solitamente sono elettroni e protoni. La cosa fondamentale è che devono essere particelle cariche, perché vengono accelerate utilizzando campi elettromagnetici e quindi, diciamo, non si possono ad esempio accelerare i neutroni che non hanno carica elettrica. E queste, diciamo, sono state di grande utilità per cercare di fare luce su alcuni problemi della fisica quantistica delle alte energie. E questo per quanto riguarda acceleratori di particelle di grandissime energie. Poi, diciamo, sulle basse energie vi sono moltissime altre applicazioni di questi strumenti. Per quanto riguarda la ricerca, questo tipo di costruzione di acceleratori di particelle ha anche rappresentato, per inciso, anche un'occasione per portare al limite diverse tecnologie come magneti superconduttori, criogenia fino a temperature molto spinte vicino al dell'assoluto, vuoto spinto e così via. Okay. E gli esempi, sono diversi esempi famosi, diciamo, due che voglio citare sono appunto il Tevatron al Fermilab e il LHC al CERN, che ha avuto molta pubblicità ultimamente. E come potete vedere, le dimensioni, LHC in pratica sta a cavallo fra la Francia e la Svizzera, ha una circonferenza di 27 chilometri, questo tunnel è scavato a circa 100 metri di profondità e permette di arrivare energie, ora le quantità poi vedremo dopo cosa vogliono dire, però sono campi magnetici di questi magneti estremamente elevati, energie massime ottenute sulle particelle accelerate molto alte. Però appunto gli acceleratori di particelle ci sono anche in natura e già ce l'abbiamo nel nostro sistema solare, però non ne parlerò perché diciamo ora non mi interesso e sono riguardano accelerazioni a energie abbastanza basse. Parlerò essenzialmente dei resti supernova e anche un pochino di pulsar e poi andremo a vedere poi nel dettaglio come funzionano le cose. Permettetevi due trasparenze per parlare un po' di quelle che sono le grandezze in gioco e anche per abituarvi un po' ai numeri molto grossi o molto piccoli. Quindi, diciamo, d'ora in poi in gran parte userò una notazione in cui scriverò 10 alla una qualche potenza per evitare di, diciamo, riempire la pagina con zeri o con 0,000 qualcosa, però, diciamo, per lunghezze abbiamo a che fare con anni luce o parsec, qualcosa che appunto è dell'ordine di 10 a 13 km. Per i campi magnetici si usano il Gauss o il Tesla, che è 10.000 volte un Gauss, e più o meno il valore in Gauss e in Tesla lo potete vedere confrontando con diciamo, dei magneti che sono più o meno della nostra vita comune.
Per il potenziale elettrico, conoscete bene il potenziale della corrente di casa, un fulmine, tanto per capirci, arriva a differenza di potenziale fra i 1 miliardo e 10 miliardi di volt, e quello che conta in realtà appunto sono i volt per millimetro che devono essere sufficienti a strappare gli elettroni dai singoli atomi, ionizzare l'aria e quindi diciamo a produrre queste scariche. Per quanto riguarda l'energia, vi sono diversi tipi di quantità utilizzate. Prenderò come riferimento il joule per il mondo, diciamo per la vita di tutti i giorni. Un joule, tanto per capirci, è il lavoro che compie una mela quando casca da 1 metro d'altezza. E diciamo per infinitamente piccolo è utile utilizzare l'electron volt, cioè l'energia che acquista un elettrone quando viene accelerato a una differenza di potenziale di 1 volt, che è diciamo 10 alla meno 19 joule. Più o meno un electron volt è l'energia di un fotone a luce visibile. Andremo a vedere poi i multipli dell'electron volt. Un kilo electron volt, un keV, è diciamo, l'energia tipica di un fotone nei raggi X, però andremo a vedere il MeV o il GeV, o addirittura il TeV, 10 alla 12 electron volt e così via. Per quanto riguarda la massa, diciamo, in realtà è utile utilizzare le masse in electron volt, pure in quanto che le masse, diciamo, almeno il fattore di scala C qua, della velocità della luce al quadrato, sono analoghe alle energie, e quindi diciamo, in electron volt, un electron volt è circa 10 alla meno 33 grammi, e queste sono la massa di un elettrone o di un protone in electron volt, cioè mezzo milione di electron volt, mezzo MeV o 1 miliardo di electron volt, un GeV. E poi vedremo dopo, però, tanto per capirci, dov'è che entra in gioco la relatività? Entra in gioco quando abbiamo che queste particelle assumono energia cinetica, sono maggiori della loro massa a riposo, cioè superiore appunto a quei valori. E cominciamo con l'esempio più semplice di acceleratore lineare, e qui mi sono perso. Probabilmente forse lo vedremo dopo, perché riprendo la stessa immagine. Ogni tanto mi scompaiono le immagini, non so per quale motivo. Il tubo catodico, che doveva esserci lì con una bella animazione. Nel tubo catodico abbiamo la prima fase del tubo catodico delle vecchie televisioni, che era il cosiddetto cannone elettronico, quello che, diciamo, con una differenza di potenziale circa 10.000 volt, accelerava gli elettroni che poi andavano deflessi e formavano le immagini sul tubo catodico. Per il fulmine, anch'esso è un acceleratore lineare, cioè le particelle presentano una differenza di potenziale, vengono accelerate linearmente. Il fulmine ha una differenza potenziale attorno ai 10 alla 9, 10 alla 10 volt, cioè molto di più di quella che è l'energia sufficiente per dare un'energia ben superiore alla massa a riposo dell'elettrone stesso. Cosa vuol dire? Che il fulmine accelera elettroni a velocità relativistiche? No, assolutamente, perché a causa della grossa densità degli atomi in atmosfera, il cammino libero medio, cioè il tempo che percorre un elettrone prima di colpire un altro atomo, è molto piccolo, dell'ordine del micro, e quindi riesce soltanto ad avere energia al massimo di qualche electron volt, giusto per ionizzare gli atomi successivi. E invece, se andiamo a vedere, ad esempio, nella magnetosfera di una pulsa, abbiamo diciamo, delle zone in cui vi sono delle differenze di potenziale, in alcune sottozone chiamate gap nella magnetosfera della pulsa, attorno a 10 alla 14 electron volt, quindi ben sufficienti, più che sufficienti per accelerare gli elettroni a velocità ultra-relativistiche. Stavo parlando appunto di magnetosfera, quindi forse non ce n'è bisogno, però una trasparenza sul campo magnetico. Cos'è il campo magnetico? Cosa importante è che il campo magnetico è un campo vettoriale, cioè in ogni punto dello spazio è rappresentabile con un vettore, cioè una freccetta che mi dà non solo la sua entità, ma anche la sua direzione. E se uno segue tutte queste freccette può tracciare come delle traiettorie, queste sono le linee di campo. È una, ora la dico semplicemente quella che è una formulazione matematica, però formulazione matematica che ha, diciamo, un senso anche immediato se uno pensa all'immagine dell'armatura di ferro attorno a un magnete, vede queste linee, in effetti se uno mette una bussola vede che punto punto il campo magnetico segue questa linea.
Passiamo all'altra classe di acceleratori, acceleratori ad anello. Dunque, i cambiamenti sono importanti perché, diciamo, di per sé i cambiamenti vedremo che non riescono ad accelerare le particelle, però curvano le traiettorie. E qui mi sono riperso l'immagine del monitor, chi vuole poi glielo faccio vedere a fine di questo seminario. Però, diciamo, nella seconda parte del tubo catodico di un monitor, diciamo, del vecchio tipo, dei campi magnetici, cambiando velocemente, permetteva di far deviare il fascio di elettroni e quindi formare l'immagine. Però, appunto, la cosa importante è che i magnetici di per sé non accelerano le cariche in moto, perché danno una forza che è sempre perpendicolare alla velocità della carica. Però, diciamo, le possono deviare e, ad esempio, in presenza di un campo magnetico costante, uniforme, una particella descriverà, diciamo, degli anelli. Specialmente questo raggio di questo anello aumenterà quanto maggiore è la massa della particella o la sua velocità, e diminuisce se aumenta il campo, la forza, diciamo, che è proporzionale all'intensità del campo magnetico. Ora, rispetto ai primi acceleratori, qui c'è un vantaggio. Il vantaggio è un processo ciclico, che rivedremo anche sotto altri aspetti, che anche se uno ha dei piccoli guadagni di energia per ogni singolo ciclo, se uno può ripetere questo per molti cicli, si può portare a un grosso guadagno di energia finale. Ora, dei acceleratori anelli, il primo tipo era quello del ciclotrone, in cui con un campo magnetico uniforme e un potenziale elettrico alternato in questi due semicerchi, la particella veniva rilasciata nella zona centrale e riusciva a fare una spirale, perché man mano che acquistava energia, pur con lo stesso campo magnetico, la sua raggio di orbita, diciamo, andava sempre ad aumentare finché poi usciva con una certa velocità, una certa energia. Una cosa simile a una frombola che ha una fionda con un materiale elastico, no? Più o meno si può vedere qualcosa di simile. Però, quando le particelle diventano relativistiche, la frequenza con cui queste ruotano non è più sempre la stessa, ma tenderà a diminuire, proprio per il fatto che la massa delle particelle, per effetti relativistici, tende ad aumentare, e quindi bisogna tener conto, sincronizzare l'accelerazione per gestire questo effetto. Ora, la domanda che vi avevo già dato la risposta in qualche modo, la domanda però, diciamo, che si può fare, diciamo, ma come vengono accelerate invece le particelle nel cosmo, nello spazio? E, diciamo, la domanda iniziale, anche un po' chiedere, ma vengono accelerate le particelle nel cosmo? Il fatto che ci sono particelle accelerate è una scoperta che diciamo, è stata fatta più di 100 anni fa, quando ancora non sapeva cos'erano le particelle, cioè si parlava in termini molto generici di raggi, e si parlò di raggi cosmici quando Hess, andando su con un pallone aerostatico e con degli strumenti molto rudimentali, riuscì a scoprire che questo effetto diciamo, di scarica su alcuni apparecchi che aveva, andando su verso l'alto, tendeva ad aumentare. Vedete, diciamo, l'effetto come aumenta con l'altitudine. All'inizio si pensava che questi effetti fossero dovuti a raggi che provenivano dalla Terra. Invece, diciamo, facendo questo esperimento, per cui prese anche il Nobel, in seguito, diciamo, lui dimostrò che questi raggi ancora ignoti, quindi non si conosceva ancora la natura, perché ancora non si conosceva diciamo, la natura delle particelle in quegli anni, questi raggi non avevano un'origine terrestre. Qui appunto, in realtà quello che sono, quello che aveva visto, sono degli sciami di particelle prodotti dai raggi cosmici, quindi non i raggi cosmici originari, però diciamo la conseguenza di questi raggi cosmici. Cioè i raggi cosmici quando arrivano sono particelle molto energetiche, quando entrano nell'atmosfera cominciano ad avere collisioni con gli atomi dell'atmosfera e diciamo formano tante altre particelle secondarie. Vi sono diversi tipi di strumenti al giorno d'oggi per rivelare, diciamo, studiare in più in dettaglio, diciamo, le caratteristiche di questi raggi cosmici, sia da satellite, però per raggi cosmici di energia inferiore, se no abbiamo altri tipi di strumenti di cui parlerò più tardi, specialmente parlando dei rivelatori Cherenkov.
E si è anche dimostrato appunto che i raggi cosmici hanno possono avere energie molto diverse. Quando scrivo lo spettro dei raggi cosmici intende appunto la frazione di raggi cosmici che hanno una certa energia in un certo gamma di valori. E se uno fa un grafico in logaritmo sia in x che in y, tutti questi grafici in gran parte sono in logaritmi perché si viaggia su decine e decine di decadi e quindi diciamo, non avrebbe senso fare dei grafici con grandezze lineari. Questo è appunto lo spettro dei raggi cosmici dal GeV, diciamo, si va a 10 alla 20, 10 alla 21 elettronvolte. Per riferimento, qui sotto ci sono le energie corrispondenti a alcuni acceleratori terrestri. E se uno guarda questo grafico, sembra di una noia clamorosa, perché uno vede una riga che è quasi diritta, in realtà è quasi diritta, se si toglie via una parte, diciamo, di quella che è la pendenza media, si può vedere quello che viene chiamato il ginocchio attorno a 10 alla 15 elettronvolte, quello che viene chiamato la caviglia, un po' più avanti, a 10 alla 18, e poi si prevede, diciamo, che vi sia un taglio attorno a 10 alla 20 elettronvolte. E qui, diciamo, se ne vedono veramente pochi di oggetti, per cui diciamo, questa del taglio GKZ è ancora, diciamo, no, è ancora dibattuto se effettivamente diciamo, le osservazioni l'hanno mostrato. Però ecco, giusto per andare avanti per record, il raggio cosmico più energetico mai rivelato era attorno a 3 per 10 alla 20 elettronvolte. Una manciata di altri raggi cosmici di questa energia sono stati pure rivelati. Allora, 3 per 10 alla 20 elettronvolte sono circa 50 joule. Ricordate, il joule era l'energia che rilascia una mela quando cade viene fatto anche un paragone, cioè quella in una singola particella subatomica c'era contenuta l'energia che ha una palla di baseball che viene lanciata a 100 km all'ora. Quindi diciamo sono degli oggetti veramente notevoli. Peccato che ne arrivino veramente pochi, nel senso che di questi oggetti diciamo, il flusso è attorno a un paio per chilometro quadro per millennio, no? Uno dice, ma un momento, come avete fatto a rivelarli se ne vengono diciamo, un paio per chilometro? Perché diciamo, i rivelatori hanno in effetti una dimensione efficace molto più grande molto più grande di un chilometro quadro. Perché effettivamente il rivelatore è diciamo, il rivelatore l'atmosfera. Cioè, e quello che fanno i rivelatori a terra non osservano il raggio cosmico, ma osservano le scintillazioni in atmosfera da cui si derivano le caratteristiche dello sciame e quindi le caratteristiche del raggio cosmico primario. Ora, così come curiosità, mi ho posto, vediamo un po' come si sentirebbe a cavallo di un raggio cosmico. Quell'energia, ho preso quello con energia massima, e questo protone ha una massa che è 3 per 10, cioè 300 miliardi di volte superiore a quella che è la sua massa a riposo. E questa è la sua velocità in frazione della velocità della luce nel vuoto. E diciamo, i 9 non li ho messi a caso, diciamo, 5 è alla 24esima cifra decimale. E diciamo, è cosa impressionante, ho provato a fare il conto e mi sono stupito io stesso, in effetti diciamo, un orologio proprio, cioè, che viaggiasse con questo oggetto, ci metterebbe soltanto 3 secondi per andare dalla Terra al centro della nostra galassia. Quindi sarebbe diciamo, un modo eccezionale per viaggiare, se non fosse che c'è un piccolo problema, che i soli fo i fotoni che sono nel fondo di radiazione cosmica, cioè il relitto dell'esplosione del Big Bang, che sono fotoni che a noi appaiono nel lontano infrarosso, che sono estremamente deboli, diciamo che non danno nessun effetto, apparirebbero come raggi gamma che vengono verso questa particella verso di noi, se viaggiassimo a questa velocità, con una grande energia per ognuno di essi, quindi sarebbe praticamente, sono a queste energie, sono in grado di diciamo,
diciamo di far produrre a questa particella che si muove dei mesoni secondari che gli toglierebbero via energia e che, diciamo, la potrebbero anche distruggere. Per inciso, legato a questo è quel limite teorico GKZ che vi avevo detto prima. Perché appunto è quel limite oltre il quale una particella non potrebbe, il limite di energia, oltre il quale una particella non potrebbe viaggiare che più o meno la distanza fra un ammasso di galassie e l'altro, una distanza piccola rispetto alla distanza dell'universo, prima di perdere energia per effetti simili a questo. Allora, l'altra questione. Passate, sì. Sì, ok. Un'altra domanda importante è. Ma se noi riusciamo a costruire degli strumenti per osservare raggi cosmici in maniera molto efficace, e ancora più di quella attuale, sarebbe possibile alla fine poter fare dell'astronomia con i raggi cosmici? Cioè più o meno prendere delle immagini del cielo e come più o meno vengono prese in ottico, ma anche in X, in raggi gamma e così via. Dunque, no, per principio, perché allora, i raggi cosmici per essere accelerati devono essere necessariamente particelle cariche. Particelle cariche vengono deflesse dai campi magnetici che sono all'interno della nostra galassia dappertutto. Quindi, in qualche modo, un raggio cosmico di solito perde totalmente l'informazione sulla sua direzione originale, cioè quindi non sapremo mai quel raggio cosmico da quale sorgente è arrivato. Tuttavia, diciamo, c'è una evidenza marginale che un paio o tre raggi cosmici, in un caso solo però, siano compatibili con essere arrivati dalla stessa direzione, anche se non si sa qual è, diciamo, l'oggetto da cui sono provenuti. Molto probabilmente, se davvero sono collegati fra di loro, dovrebbe essere un nucleo galattico attivo, comunque una sorgente, diciamo, extragalattica. Però, diciamo, non per questo è molto importante, diciamo, studiare raggi cosmici perché, diciamo, anche per sapere quali sono le sorgenti dei raggi cosmici. Si può cercare di arrivare a delle conclusioni usando dei metodi indiretti, cioè non con l'osservazione diretta, ma ecco, per rinforzare questo discorso di quanto sia difficile poter anche capire dai raggi cosmici che ci arrivano, con quali caratteristiche sono stati, diciamo, prodotti dalle sorgenti che l'hanno prodotte. Dobbiamo pensare che dal produttore al consumatore abbiamo diversi filtri. Innanzitutto, i raggi cosmici che arrivano a noi sono quelli che sono sfuggiti alla sorgente che li ha accelerati, che no, lo spettro in energia di quelli che sfuggono può essere ben diverso, diciamo, dallo spettro di energia di quelli che sono prodotti, si trovano nel suo interno. E poi i raggi cosmici più energetici riescono più facilmente anche a scappare dai campi magnetici della nostra galassia, quindi tendenzialmente ne vediamo di meno di quanti sono stati prodotti. Poi diciamo abbiamo che i raggi cosmici lo spazio non è vuoto, è molto più vuoto di qualsiasi vuoto più spinto che si possa ottenere in terra, però non è vuoto. In media possiamo avere da 0,1 una particella per centimetro cubo è sufficiente per dare delle perdite per collisioni con la materia diciamo dello spazio interstellare e quindi la creazione anche di particelle con energie molto inferiori che sono state colpite diciamo dal raggio cosmico primario e formano con dei raggi cosmici secondari. Un argomento che è stato fatto addirittura mi sembra negli anni 40 è il cosiddetto paradigma delle supernove, cioè venne notato da Zwicky e Baden, sembra, diciamo, che una somiglianza sulle quantità di energie, cioè si era stimato che la densità di energia dei raggi cosmici nella galassia è attorno a un elettron volt per centimetro cubo e questa energia si potrebbe produrre se circa un 10%, quindi una frazione non troppo grande, non troppo piccola, dell'energia dell'esplosione supernova della galassia fosse trasformata in raggi cosmici, in energia di raggi cosmici. Però era un suggerimento, però all'epoca non sapeva assolutamente in che modo si poteva, diciamo, trasformare in raggi cosmici questa una frazione non indifferente energia delle resti supernova. Diciamo, però nell'arco dei decenni si è capito molto di più. Innanzitutto, ora parlerò di onde d'urto, quindi un altro piccolo intervallo, tanto per sapere di cosa si parla, diciamo, allora, quando una stella esplode, quella, diciamo, completamente, quella che viene chiamata una supernova,
e rilascia, diciamo, materia con velocità che sono le confronte alla velocità della luce, vanno da un trentesimo a un decimo della velocità della luce, cioè non sono velocità relativistiche, però non sono nemmeno ancora, non sono distantissime da quella che è la velocità della luce. Questo materiale va a sbattere contro il mezzo interstellare e si forma quello che si chiama un'onda d'urto. Qui abbiamo un resto di supernova a sinistra, vedete vagamente la forma sferica, più oltre diciamo questa protuberanza in realtà lì c'è una pulsar che è uscita dal resto di supernova e c'ha la sua coda e in qualche modo almeno da un punto di vista estetico c'è una qualche similitudine con l'immagine di destra. Questa qui è un'immagine presa con un tempo di esposizione estremamente veloce che fa vedere le onde d'urto prodotte da uno sparo, cioè c'è l'onda d'urto. L'urto legata allo sparo medesimo, che si diciamo, l'energia rilasciata dallo sparo medesimo all'uscita diciamo, della canna del fucile, che si espande in maniera più o meno sferica. C'è, diciamo, un'altra onda d'urto, di tipo completamente differente, diciamo, quella onda d'urto a cono è quella che segue la pallottola. La pallottola va più veloce della luce, più veloce del suono, più veloce del suono. E quindi andando più veloce della velocità, diciamo, con cui si propagano le onde nel mezzo, produce quello che viene detta un'onda di prua, cioè che è una forma conica, e la rivedremo poi per altri motivi. Però ecco, un'onda d'urto, ora non andiamo nei dettagli, però tanto per capirci, quanto è spessa un'onda d'urto? Cioè le onde sonore, immaginiamole come diciamo delle onde, no? È quello che si chiama, diciamo, la funzione sinusoidali, no? Le onde d'urto invece hanno una forma che apparentemente è una discontinuità, cioè un salto improvviso da valori di un certo tipo a valori di un altro tipo in densità, velocità e temperature. Diciamo, però quello spessore che sembra zero non è esattamente zero, cioè è zero matematicamente quando uno vuole, quando si interessa a certi tipi di caratteristiche degli shock. Però se uno va a vedere nel dettaglio, quella distanza è legata a quello che è il cammino libero medio, l'avevo già accennato prima, cioè la distanza media che ci mette una particella prima di trovarne un'altra con cui interagire, è il cammino libero medio per gli urti fra gli atomi. E nell'atmosfera avevamo detto che siamo dell'ordine del micron. Però se andiamo a vedere uno spazio interstellare, con densità che vanno da 1 anche a 10 alla meno 3 particelle per centimetro cubo, questo cammino libero medio per collisioni fra singole particelle, comincia a essere abbastanza lungo, cioè si va da una frazione di anni luce fino anche a una decina di anni luce. Sicuramente, decisamente troppo rispetto anche 10 anni luce, è ben superiore a quella che noi misuriamo come lo spessore di queste onde d'urto in oggetti astrofisici. Abbiamo una risoluzione spaziale ben superiore. Quindi, che cosa succede? Succede che queste onde d'urto sono un po' strane rispetto ai canoni terrestri, sono non collisionali. Cioè, una cosa per inciso è una condizione che in laboratorio non è ancora possibile ottenere, perché non riusciamo a avere un vuoto così spinto da poter arrivare a queste condizioni. Però, nello spazio, diciamo, le collisioni fra atomi sono così rare, le collisioni proprio fra singoli atomi, che quello che in realtà poi fa cambiare direzione le particelle è un altro tipo di effetto, cioè sono i campi elettrici, soprattutto i campi magnetici, che per le particelle cariche li fanno deviare le traiettorie. E basta un piccolo campo, il campo diciamo, medio interstellare che è attorno a, diciamo, a qualche microgauss, e noi vediamo che le particelle termiche già fanno delle orbite a causa di questi campi, di campi magnetici che sono su lunghezze scala estremamente più piccole, soltanto 1 miliardo di chilometri, che è nulla a livello cosmico. Per inciso, ora poi non ne parlo di questo, però vi sono diversi effetti in alcuni tipi di onde d'urto che entrano in mezzi che sono parzialmente neutri, in cui abbiamo l'evidenza che le particelle ionizzate sentono subito lo shock, l'onda d'urto, diciamo, le particelle neutre penetrano, all'inizio non si accorgono dello shock finché molto successivamente si accorgono che c'è lo shock perché si trovano in un bagno di particelle calde e cariche. Ok, ora veniamo a vedere come possono essere accelerate le particelle a livello cosmico, no? I meccanismi di accelerazione possono essere simili, ma anche parecchio diversi da quello che avevo detto per quanto riguarda gli acceleratori costruiti dall'uomo. Ad esempio, ora, un tipo di accelerazione che si può avere
è quello dovuto alla convergenza di due, chiamiamoli due muri, no? Cioè, ad esempio, se voi prendete una pallina ping pong fra due racchette, le racchette si avvicinano, la pallina ogni volta che colpisce la racchetta aumenterà la sua velocità, diciamo, e quindi diciamo, viene in qualche modo accelerata, anche se diciamo minimamente, no? Una cosa del genere succede anche diciamo, nella fisica, nello spazio, quella che viene chiamata accelerazione di Fermi, perché Fermi fu il primo che pensò a questa possibilità come una possibilità per accelerare particelle. Se abbiamo due pareti, che in questo caso le due pareti quali sono? Se noi abbiamo un'onda d'urto, il flusso a monte dell'onda d'urto viaggia più velocemente di quello a valle, perché diciamo quella monte c'è ancora densità più bassa, però più veloce. A valle c'è aumentata la densità, però diciamo la materia viaggia più lentamente. E quindi se una particella che si trova, se riuscisse una particella a entrare in contatto con entrambe queste due parti, vedrebbe come due muri che si avvicinano e potrebbe rimbalzare avanti e indietro, detto in maniera abbastanza volgare. Più o meno ecco, questo è quello che potrebbe succedere. Se la particella subisce delle collisioni in maniera puramente casuale, potrebbe andare a saltare diciamo, da una parte del flusso all'altra parte del flusso, diciamo, più volte, e ogni volta che salta, diciamo, guadagna un po' di energia finché poi alla fine non verrà trascinata con il flusso uscente. Questo ovviamente se la particella ha la stessa velocità, diciamo, della materia nel flusso, cioè velocità termiche, è un effetto praticamente insignificante. Quando una particella ha una velocità molto alta, quindi riesce a viaggiare velocemente, riesce a fare questo percorso molte volte e quindi avere un'efficace accelerazione. Quello che si ottiene è che oltre alla parte inferiore, qui l'ho tracciato soltanto a livello indicativo, quella curva tratteggiata mi indica la distribuzione in velocità, diciamo, impulsi, delle particelle termiche, e da queste si distacca una parte aggiuntiva che viene creata da particelle, diciamo, non termiche che vengono a seguito di questa accelerazione. E queste formano una coda che qui appare come una linea perché siamo un grafico logaritmo-logaritmico, ma è in realtà appunto perché è una distribuzione chiamata a legge di potenza, no? Nell'impulso, ma poi quando andiamo nelle particelle relativistiche, un pochino più in là, possiamo dire una legge di potenza nell'energia. Dunque, veniamo ora ai resti supernova. Cosa diciamo si è visto e cosa si vede? I resti supernova sono noti come potenti sorgenti radio già da una cinquantina d'anni. Subito si capì che questa emissione non poteva essere termica, perché la luminosità che c'era avrebbe richiesto le temperature altissime per poter essere spiegata. Quindi, oltre al fatto che diciamo, la forma dello spettro, cioè come appunto come è la distribuzione dell'energia con la frequenza radio, non corrispondeva a quanto previsto termicamente. Oltretutto veniva misurato che questa radiazione era polarizzata, una cosa che diciamo, di per sé non sarebbe stata spiegabile con emissione termica, e venne associata questa a quella che è chiamata emissione sincrotrone, di cui parlerò fra un attimo. E questo richiede quindi che almeno per gli elettroni, perché sono questi gli elettroni che diciamo sono responsabili di questa radiazione, vi sia appunto una popolazione di elettroni che siano non termici ma anche abbiano velocità relativistica, in questo caso con fattori di Lorentz, vuol dire con masse diciamo efficaci circa un migliaio di volte superiore della massa a riposo, che è ancora poco rispetto a quello che poi si può arrivare al massimo. Questa è una mappa degli anni 60 in cui si vede quel puntino, che in realtà diciamo questa è il resto di una supernova storica della supernova esplosa nel 1600 d.C. e ha una dimensione al cielo che è circa grossa quanto la luna piena, semplicemente estremamente debole, in ottico si vede pochissimo, comunque si vede in radio, si vede in raggi X, poi lo vedremo. E questa appunto è un'immagine radio molto più recente. Veniamo ora a quello che ho accennato come emissione di sincrotrone. Parliamo innanzitutto, prima di parlare di emissione di sincrotrone, parliamo un attimo di emissione di particelle cariche.
È un argomento molto complicato, però diciamo, ci sono, secondo me, diciamo, dei punti qualitativi che dovrebbero essere anche relativamente ovvi. Allora, se noi abbiamo una particella carica, ferma, questa emetterà radiazione? Beh, non può farlo perché, essendo ferma, dovrebbe cedere energia che non ha. Se una particella carica in moto rettilineo uniforme, può emettere radiazione? No, perché esisterà un sistema di riferimento in cui la particella apparirebbe ferma e quindi diciamo, non può emettere energia in quel sistema di riferimento e quindi nemmeno nel nostro. Cosa occorre perché una particella carica, diciamo, emetta radiazione? Occorre che venga accelerata. Che succede quando viene accelerata? Succede che allora, qui sono tracciate i campi elettrici che provengono da questa particella, no? E questa particella prima era ferma, poi si è spostata un pochino, poi si è rifermata. Se vedete, prima tutti i raggi convergono su un punto che era la posizione originale della particella. I raggi più interni convergono in un punto che è la posizione attuale della particella. E nella fase intermedia, no? Diciamo, è cambiata, diciamo, è cambiata la posizione. L'informazione è cambiata la posizione, non si è potuta trasmettere istantaneamente, ma si trasmetterà, diciamo, con la velocità massima possibile, cioè la velocità della luce nel vuoto, e farà in modo che i campi elettrici saranno per un certo tratto non più radiali, ma avranno una componente tangenziale, no? E questa è una conseguenza proprio dei principi della relatività. E in particolare, fra l'altro, l'emissione la potremo vedere soltanto in una direzione perpendicolare alla direzione dell'accelerazione. Se la particella accelera verso di me, non vedo assolutamente nulla, perché sarebbe questa direzione. Qui c'è anche un'altra forza, Cosa? potrebbe esserci un'altra forza. Diciamo, la particella poi perde energia, perché se mette energia, quindi c'è un'autofforza, anche se poi diciamo, non è facilissimo a calcolarla, nel senso che tu la calcoli in maniera semplice se la cosa la fai in maniera armonica. In termini generali è più difficile calcolarsi. Diciamo, vediamo appunto i due casi specifici, il caso in cui abbiamo accelerazione parallela al moto, quindi l'emissione sarebbe perpendicolare all'accelerazione, in altro caso perpendicolare al moto l'emissione quindi perpendicolare all'accelerazione, però quindi parallela alla direzione di velocità. Cosa succede? Quando la particella diventa relativistica, questo non ve lo dimostro, diciamo, questi lobi con cui, diciamo, verso i quali la particella emette tendono a essere focalizzati verso la direzione di moto della particella. E in particolare quello che mi interessa è il quadro in basso sulla destra, perché possiamo vedere, ecco, diciamo, quando noi abbiamo una particella che l'accelerazione sincrotrone, perché diciamo questo tipo di diciamo, perdono, accelerazione, più sbagliato, è radiazione sincrotrone, perché questa radiazione è stata osservata per la prima volta in esperimenti con sincrotrone. Una particella con un campo magnetico costante fa delle spirali, no? Diciamo, fa degli anelli, magari però si può muovere in questa direzione. E questo elettrone, se ha una velocità relativistica, emette tutta la sua energia in un pennellino molto ristretto nella direzione di moto. Quindi quella che sarebbe la sua distribuzione dell'energia radiata se fosse a bassa velocità, diventa qualcosa del genere. Quindi quello che noi vediamo è una serie di impulsini. E l'insieme di questi impulsini è quella che diciamo dà la radiazione sincrotrone che noi vediamo con tutte le caratteristiche appunto di quella che viene chiamata radiazione sincrotrone. E in particolare questa radiazione è anche polarizzata. Altra piccola digressione, voi sapete che la luce è composta da onde trasversali, cioè i campi elettrici, i campi magnetici delle onde elettromagnetiche, appunto forma la luce, diciamo. Si muovono, se oscillano in direzione perpendicolare alla direzione di moto. È una cosa, diciamo, opposta a quello che succede, ad esempio, con l'onda di compressione, diciamo che in cui le particelle si muovono nella stessa direzione del moto dell'onda. E la polarizzazione indica il piano di oscillazione del campo elettrico, mentre il piano di oscillazione del campo magnetico sarà perpendicolare a questo. Ora ecco, in che bande si può osservare la radiazione sincrotrone? Allora, si può osservare, diciamo, teoricamente a tutte le frequenze, anche se, diciamo, di fatto si può osservare solo alle frequenze in cui, diciamo, questa emerge dalla radiazione di altro tipo. E in particolare qui ora vediamo,
in radio ne abbiamo già parlato, ma anche in X per alcune reti supernova, particolarmente quelli più giovani, e che possiamo vedere quattro reti supernova, diciamo tutti e quattro di supernove storiche. Il numero indica l'anno in cui sono state viste o sarebbero state viste per Cassiopea A, perché diciamo, non c'è stata una rivelazione diciamo, non ambigua. E qui potete vedere, diciamo, una zona più interna, vedete tanti colori, di cui c'è una zona bluastra proprio con dei filamenti molto fini nella zona più esterna. Si può dimostrare che mentre la zona più centrale, tutte queste batuffole di cotone, sono dovute a materia così calda che emette termicamente in raggi X, quella sottile striscia, diciamo più bluastra vuol dire che ha uno spettro di tipo diverso, è diciamo, dovuta a radiazione di sincrotrone, sempre prodotta da elettroni, in queste reti di supernova. Avevamo parlato della polarizzazione, qui ho preso un altro caso, qui si vede un pochino male, sì, infatti non si, qui ci dovevano essere si sarebbero dovute vedere delle piccole segmentini che davano la polarizzazione nelle varie posizioni. Questo è una supernova con una polarizzazione radio abbastanza alta e da qui si può anche derivare quella che sarebbe la struttura su grande scala del campo magnetico in questi oggetti. Però passiamo a un passo successivo. Vabbè, dunque, abbiamo detto che c'è evidenza di emissione non termica, c'è evidenza che gli elettroni siano accelerati a velocità relativistiche, però i raggi cosmici diciamo, di tipo elettronico, di tipo elettronico che arrivano alla Terra ci sono, però non sono quelli dominanti. La maggior parte dei raggi cosmici sono legati a protoni o nuclei. Può un resto di supernova accelerare anche protoni o nuclei atomici carichi? Il problema è come fare a vedere quelli che noi chiamiamo raggi cosmici con osservazioni in sito, laggiù, visto che diciamo, da qui non possiamo derivare qual era l'origine dei raggi cosmici che osserviamo sulla Terra. Per inciso, appunto, è una cosa che non ho detto prima, perché gli elettroni emettono molto più efficacemente dei protoni? Perché le particelle cariche emettono a seconda di quant'è il grado di accelerazione che ricevono. Più una particella ha massa piccola, è tanto più accelerata se viene soggetta allo stesso tipo di forza. Quindi diciamo, è per questo motivo che noi osserviamo nello spazio diciamo, emissione di sincrotrone, ad esempio, degli elettroni, perché è milioni di volte superiore a quella dei protoni. Il problema appunto è riuscire a capire, avere un'evidenza di qualche tipo che vi siano anche dei raggi cosmici diciamo adronici, cioè protoni o nuclei accelerati nei resti di supernova. E, dunque, una possibilità è la seguente: diciamo, se ci sono dei protoni che hanno velocità sufficientemente alta, questi urtando con il materiale attorno al resto di supernova stesso, possono produrre delle particelle, ad esempio, questi sono le pioni, pi zero, che hanno tempi di vita molto brevi, che poi decadono a loro volta in fotoni, fotoni che sono fotoni nei raggi gamma, attorno a circa 10 alla 12 elettron volt sul TeV, cioè questa emissione, diciamo, questo tipo di emissione si può vedere nelle supernova, in effetti vedremo rivelata un'emissione, diciamo, in queste bande d'onda. Purtroppo, diciamo, questa emissione potrebbe avere anche origine da un tipo di meccanismo fisico molto diverso, cioè la collisione di elettroni, questa volta relativistici, con i fotoni, quella che viene chiamata Compton inversa, e che potrebbe produrre qualcosa che assomiglia molto, molto a quello che si vede nel caso del primo tipo di interazione. Cioè ci sono delle possibilità di distinguere, però non è assolutamente facile, cioè non è che si possa in maniera immediata dire questo è un tipo questo, qual è il tipo di radiazione. Questo è fondamentale perché riuscire a spiegare, e qui diciamo, diversi ricercatori combattono su quella che è l'origine dell'emissione diciamo, ad alta energia, dei fotoni ad alta energia da alcuni resti supernova, perché capire qual è la natura cambierebbe, diciamo, sarebbe fondamentale per capire
diciamo, qual è la natura dei principali emettitori di raggi cosmici che osserviamo alla Terra. Ora parliamo di come si fanno a osservare questi fotoni a energie del TeV, cioè, ripeto, di 1.000 miliardi di electron volt. Sono tecniche che sono abbastanza simili alle tecniche con cui si osservano i raggi cosmici stessi, però diciamo sono strumenti del tutto separati. Diciamo, l'idea è che si basa sul concetto del telescopio Cherenkov, cioè un telescopio. Allora, dunque, innanzitutto, diciamo, che è successo? Cioè, quando una particella viaggia, qui non ho sbagliato, qui davvero ho scritto più veloce la luce, perché ho scritto più veloce la luce? Può una particella viaggiare più veloce la luce? Non può viaggiare più veloce della luce nel vuoto, però diciamo finché andava nel vuoto stava tranquilla. Quando è entrata nell'atmosfera, una particella di quelle energie può viaggiare più veloce della luce nell'atmosfera e quindi perde energia, si comporta più o meno come un aereo supersonico. Quindi forma il suo cono e in questo cono diciamo, poi ha interazioni molto forti con la materia dell'atmosfera, vengono formate particelle secondarie, viene emessa luce. E in particolare, ora la particella scende così, non è che ho sbagliato, ho rovesciato il cono, è che se uno si guarda, diciamo, andando con la particella, vedrà un cono appunto simile a quello del cono di Mach degli aerei supersonici, però quando uno va a vedere a terra cosa arriva? Arriva un sciame di luce poi in questo caso, che si allargherà man mano che si procede con l'interazione della particella con l'atmosfera. Quindi sciame di particelle che daranno anche uno sciame di fotoni. Cosa succede appunto? Ecco, come si possono osservare questo? Ci vogliono strumenti come chiamati appunto telescopi Cherenkov, che in realtà questo diciamo, è l'esistente, forse il miglior telescopio Cherenkov esistente attualmente, che è S2. Dove c'è un telescopio principale più un quattro più piccoli, questo è nel deserto della Namibia, diciamo in Africa. Questo è il CTA che diciamo, è in progettazione, che permetterà di migliorare di più di un fattore 10 la sensibilità diciamo, agli emettitori in radiazione al TeV. E ecco, diciamo, la caratteristica di questi telescopi è che non sono, questi telescopi non guardano il cielo, questi telescopi guardano l'atmosfera per poter rivelare quella luce che si forma nell'atmosfera come conseguenza dello sciame prodotto dal fotone originario. Chiaramente questi telescopi vedono anche raggi cosmici, no? Però diciamo, questi telescopi devono in qualche modo cancellare i segnali legati ai raggi cosmici per poter concentrarsi su quelli in cui è evidenza che sono stati prodotti da fotoni diciamo nella banda diciamo da frazione del TeV al TeV. Qui ecco, ad esempio, ritorno, ecco, faccio ripartire questo filmatino. Quando vedete i tondini, diciamo, non sono un esperto, però appunto questi dovrebbero essere legati a un certo tipo di particelle, muoni. Mentre i trattini sono legati diciamo, diciamo, alla rivelazione di quello che è la conseguenza di un fotone, è cosa importante, è molto importante avere più telescopi perché diciamo, di questi effetti possono essercene molti spuri, però se lo stesso effetto viene visto contemporaneamente da tutti i telescopi, allora diciamo, si può avere maggiore affidabilità sul fatto che sia reale, per di più questi telescopi sono chiamati anche stereoscopici perché ogni immagine è leggermente diversa dalle altre, quindi si riesce a costruire una traccia in tre dimensioni di questo sciame, si può determinare sia l'energia sia la direzione di provenienza del fotone originario. Ora, con questi fotoni, a differenza dei raggi cosmici, si può fare astronomia, perché i fotoni, diciamo, nello spazio, diciamo, hanno viaggiato in linea retta. Ad esempio, questo sono diverse. A questo punto direi tranquillamente un centinaio di sorgenti rivelate, però ad esempio questa resta di supernova, ripreso quello di prima, la supernova 1600, e qui sopra c'è un'immagine diciamo combinata in cui si vede in rosso il radio, in bianco quel poco di ottico che si vede, che sarebbe quello molto interessante, però non c'è tempo per parlarne, e in blu l'X. Qui vediamo
questo c'ha il vantaggio che, come ho detto, nel cielo è abbastanza grossa. E quindi è addirittura non solo viene vista l'emissione da questo oggetto, ma addirittura si è fatta una piccola mappa, anche se molto grossolana, di questo oggetto, e si rivedono queste due lobi principali di questa resta di supernova. Qui è un'immagine X che è stata, diciamo, peggiorata in modo che avesse la stessa risoluzione dell'immagine al tether. Vedete che la corrispondenza è molto buona. Questo, diciamo, ad esempio, almeno per questo oggetto, porterebbe a pensare che il Compton inverso sia, diciamo, la spiegazione dell'emissione al tether che viene vista, perché gli stessi elettroni che emettono sincrotroni a raggi X, interagendo col campo magnetico, emettono sincrotroni a raggi X, interagendo con gli fotoni del fondo di radiazione cosmica, emettono questa emissione al tether. L'altra classe di acceleratori, e qui andrò abbastanza veloce, diciamo, è quella legata alle pulsar. Si basa su un principio molto semplice, quello del generatore unipolare, inventato già da Faraday. Se noi abbiamo un disco conduttore che ruota in un campo magnetico costante, succede che ogni singola particella dentro questo disco conduttore, dato che si muove col disco, sente una forza perpendicolare alla sua direzione di moto, quindi viene spinta se è di una carica, diciamo, in una direzione, se è dell'altra carica in un'altra direzione, e questo crea una differenza di potenziale. Chiaramente in questo modo si potrebbero avere delle differenze di potenziale abbastanza piccole, però se uno prende i numeri di una pulsar, cioè una stella di neutroni magnetizzata che ruota, ottiene, diciamo, prima ho detto dei numeri piccoli perché si riferiva a più piccoli perché si riferiva a una zona della magnetosfera della pulsar, però se uno ottiene, diciamo, la differenza massima di potenziale, ottiene differenze di potenziale attorno ai 10 alla 15 elettron volt, cioè, diciamo, delle differenze di potenziale che permettono di accelerare elettroni, perché nella magnetosfera di una pulsar sono solo elettroni e positroni, non c'è evidenza che ci siano in maniera sostanziale protoni. Antiprotoni e così via, diciamo, permette di accelerare queste particelle a energie molto alte. In effetti, associate alle pulsar, vi sono delle nebulose, perché diciamo, la cosa è stata spiegata in maniera molto semplice, diciamo, cioè, è stata spiegata col fatto che la pulsar produce un vento altamente relativistico, composto da elettroni e positroni, e campi magnetici. Poi, questo vento altamente relativistico prima o poi deve andare a impattare contro il mezzo dell'ambiente, e forma un'onda d'urto che ferma questo vento e forma una bolla composta da particelle relativistiche, elettroni relativistici e campi magnetici, quindi le condizioni ideali per avere emissioni di sincrotrone. L'esempio classico è la Crab-Nebula, la nebulosa del granchio che tutti voi conoscete. E qui vedete in questa immagine, ora diciamo se falso un pochino i colori, comunque si riesce a vedere. Dunque, noi abbiamo in questa nebulosa, abbiamo una parte filamentare, quella giallastra, no, esterna, e questi sono filamenti termici, sono materia che sta emettendo semplicemente perché è calda. Più c'è una zona più amorfa interna, bluastra, e quella è l'emissione sincrotrone. Questa qui è uno dei pochi oggetti che si vede bene, per cui si vede bene l'emissione sincrotrone anche in lunghezza d'onda ottica. Questa qui è un'immagine dell'ottico. E questa, diciamo, quindi è evidente che gli elettroni sono accelerati molto efficientemente in questo caso. Diciamo, per questa nebula, ad esempio, si può vedere, riprendo quello che avevo detto prima, allora, questo primo bozzo, quello a energie più basse, è quello nello spettro che viene appunto dall'emissione non termica della nebulosa del granchio, legato all'emissione sincrotrone. Questo secondo bozzo si può modellare in maniera molto precisa, come dovuto all'emissione di Compton inverso, cioè, diciamo, ripeto, l'interazione degli elettroni con i fotoni che vedono in quella zona. E quindi, diciamo, sopra a circa al GeV, circa 10 alla 9, diciamo al miliardo di elettron volt, domina l'emissione di Compton inverso. Allora, parlato un po' velocemente di alcuni tipi di oggetti, alcuni tipi di meccanismi, però diciamo, quali conclusioni possiamo trarre? Allora, dunque, chiaramente gli acceleratori di particelle costruiti dall'uomo sono estremamente importanti perché permettono di scandagliare la fisica, anche se purtroppo sembrerebbe che diciamo, dopo aver costruito
l'LHC probabilmente poco ci rimarrà da scoprire a meno di costruire veramente una generazione molto più avanzata di accelerato di particelle, e hanno il grosso vantaggio di produrre flussi molto elevati di particelle e fra l'altro di poterli studiare con molta attenzione, perché si sa, diciamo, le caratteristiche dell'emettitore e si possono mettere i rilevatori tutti intorno agli eventi e quindi studiarli con grande dettaglio. Nel caso, diciamo, degli acceleratori di particelle nel cosmo, il vantaggio è che le energie che si possono ottenere sono miliardi di volte superiori a quelle che si riescono a ottenere attualmente e molto probabilmente ben superiori di quelle che si riuscirà a ottenere anche in un futuro. Quindi c'è la possibilità che se con tutte le limitazioni che ci sono, cioè in termini di osservabilità, numero di particelle, metodi più o meno intelligenti e sofisticati per poterle osservare, alcune domande della fisica fondamentale, non escluso che arriveranno in un futuro forse più dall'osservazione dei raggi cosmici, diciamo, che non dall'osservazione delle particelle accelerate in laboratorio. Io ho finito, vi ringrazio dell'attenzione.